ドキドキ。C'è scritto qua, vediamo un po'. Scalare è facile quando salti, alla solito, quando salti su un albero, un palo o un pilastro, li afferrerai automaticamente. Premi A per fare un salto all'indietro. Per girare la telecamera, no, per girare attorno all'oggetto, premi destra e sinistra del control stick. Quando raggiungi la cima, premi A per fare un handstand. Salta fuori dal dalla handstand per un salto e stiloso salto. No, dismount, non so cosa vuol dire. Dismount. Per una discesa stilosa, tipo. Allora, cos'è che mi mancava? No! Avevo fatto quello della neve tutto. Quello dell'acqua mi manca il cappello. Devo scegliere se scendere per fare la... per usare la chiave oppure fare il mondo dei fantasmi. Fatto, manca il cappello, fatto, ok. Ah, qua l'entrata di sto mondo è fighissimo. Vediamo se ci sono indizi che spiegano come fare. Allora, i bu sono molto molto timidi. Se li guardi negli occhi, loro andranno via. Ma se ti giri di colpo, loro riappaiono. Non serve a niente cercare di colpirli mentre loro feeding, vediamo cosa vuol dire. Ah, mentre affievoliscono, mentre si dissolvono, ok. Quindi è inutile colpirli mentre loro si dissolvono via. Comunque, avvicinati piano dietro di loro e dagli un pugno. Giustamente. Qua c'è scritto la stessa cosa. Allora, premi B mentre corri veloce per fare una scivolata col... un attacco in scivolata col corpo. Vabbè, il tuffo sarebbe. Per risalire mentre stai scivolando, premi A o B. Questo qua sarebbe. Se tu ti fermi, premi Z per accovacciarti, poi salti, puoi fare un somersault. Penso sia un salto mortale.
Una capriola, sì. Salto mortale all'indietro. Invece per fare un salto lungo, corri veloce, premi Z e poi salta. Sì, sarebbe questo. E questo qua. Poi voglio vedere se ci sono indizi per il mondo, quello lì. Là c'è qualcosa. Uno. Allora, se tu continui a saltare nel giusto tempo, salterai più in alto, salterai ancora più in alto. Se tu corri veramente veloce e salti 3 volte nel momento giusto, potrai fare un salto triplo. Due. Allora, salta addosso a un muro solido, poi salta ancora per colpire il muro. Può rimbalzare su un livello più alto usando questo, il calcio sul muro. Ah, ci sarebbe questa tecnica qua. Però non mi dà nessun indizio per il mondo quello lì. Vabbè, comunque si vede perché è l'unico fantasma, a parte che è il più grosso. E poi si vede proprio che ha la gabbia dentro. Praticamente quello lì è un mondo. Se lo si ammazza ci si può entrare. Go on a ghost hunt. Vai alla caccia del fantasma. Avanti, vieni qui. Allora, il cappello dell'invisibilità è dentro il blocco blu. Mister, sarò sorpreso fin quando tu sarai invisibile quando lo indosserai. Anche il Big Boo, il grosso Boo, sarà giocato. E tu potrai camminare attraverso il muro segreto anche. Ok, questo è l'indizio di una delle stelle in sto mondo. Che serve per forza al cappello dell'invisibilità. Non hai nessuna possibilità contro il fantasma in questa casa. Se cammini fuori da qua, ti meriti una medaglia ghoul. Sì, dovrebbe essere meritarsi. Sì, ti meriti. Vabbè, è un avviso. Ah, questo è il solito indizio che ho letto prima. Comunque, dovrebbe essere qua dentro la stella. Da bambino mi spaventava col piano. Ora qua non mi ricordo più che cacchio devo fare. Allora, l'occhio per ucciderlo devo correre attorno. Fantasmi, non morite. Morire. Puoi uscire da qua vivo? Ah, devo. Ok, l'indizio era caccia. Tipo caccia ai fantasmi, devo ammazzare tutti i fantasmi che trovo, penso.
Io qua sono già entrato. Quadro era fatto, devo andare a vedere fuori. Correre in cerchio crea qualcosa di brutto e i ragazzi roll dei ravi. Crea qualcosa di brutto e cattivi ragazzi, fa girare i loro occhi. Sì, è un indizio per uccidere appunto quegli occhi giganti. Adesso la voglio prendere con la cacchierita. Vale. Qua c'è una porta. Così dovrebbe aver sbloccato la stella. O le scale forse. No, dovrebbe aver sbloccato solo le scale all'inizio. Infatti c'è il fantasmone che devo uccidere. Cavalca il grosso bu. Merry, cosa vuol dire? Felice, no? Allegro.
Go round. Ah, ok. Quindi cavalca il grosso bue felice che gira attorno. Ok, dovrebbe essere il bue che si trova qua sotto. Devo ucciderli finché non esce. Qual è la terza? Il segreto dei libri cacciatori. Hunter dovrebbe essere cacciatore. No, ah, perseguitati. Segreto dei libri perseguitati. Perseguitati. Quindi i libri perseguitati dovrebbero essere al piano sopra. Dovrebbero essere qua, quindi qua escono i libri. Qua c'è un ordine che non mi ricordo. Ecco. In mezzo a destra e sinistra. Facile, facile. Sì, è un po' tutto a segreti sto mondo qua. È molto bello per quello. Sì, vuol dire cercare. Cerca le 8 monete rosse. Mo qua, allora. Una era sul pianoforte. Dietro al pianoforte, perché
non si vede. Due erano qua sulle scrivanie. Cioè sono qua sulle scrivanie. Che culo. Si apre. Aia. Questo è un casino. Big Boo sulla balconata. Praticamente devo far fuori quel bula in fondo, quella bula in cima, solo che lo spazio è piccolo. E una volta fatto fuori la stella si trova sopra il tetto là. E per arrivarci è un po' mezzo casino. Perché ci sono i lati che sono scivolosi. Quindi basta sbagliare un minimo e non si riesce a salire. Anzi, si cade e si deve rifare tutto. Dove per raggiungerlo non mi ricordo più, devo andare là sopra. Sì, devo andare qua. Chi è qua fuori qua? Sfiga. No! Ma va là in cima. Ora manca di non arrivare là. Ok. No. No, così no. Ci credo, al primo colpo grande. Ora me ne manca una, ma per prendere quella mi serve il cappello invisibile che vado a sbloccare. E per sbloccarlo devo usare la chiave qua sotto.
qua, devo andare di qua. Tutto destra. Te ti prendo dopo. E devo andare qui. Che sono i sotterranei. E devo, come avevo trovato in un cartello, mi dava l'indizio di calpestare le due colonne che si trovano qua. Sono queste due qui. Qua boh, mi spiegherà lo schiantaterra. Decreed, cosa vuol dire? È stato decretato. Decretato, minchia. È stato decretato che quello Shul Pound. Deve, sì. Stato decretato che quello deve martellare i pilastri. Sì, è l'indizio per appunto sbloccare il livello del cappello blu. Calpestare così. Che una volta schiacciati scende l'acqua. Ma l'acqua scende pure fuori dal castello. E mi dà modo di poter cadere appunto in un livello segreto, che è appunto quello del cappello, che è questo qua, che c'è il buco. Ah, benvenuto nel livello del cappello invisibile. Tutti i blocchi blu che trovi diventeranno solidi una volta schiacciato il bottone del cappello. Tu sparirai quando ti metti il cappello dell'invisibilità. Così sarai in grado di eludere i nemici e di camminare attraverso molte cose. Provalo. Sì, ti vado attraverso il tutto. Solo che qua, ecco, l'ho già perso la prima. Niente, muoio, quello rifaccio. Perché in tutti questi livelli qua c'è anche una stella che bisogna sbloccare prendendo le monete rosse. Oh, mi ha seguito Cronica. Grazie Cronica per avermi seguito. A proposito, visto che avete fatto il torneo del Tag 1, com'è andato? Bella l'idea, cavolo. Ok, lì c'è la moneta. No! Almeno sei la... Sei Silvia, giusto, no? Cacchio lì sotto. Pelo. Ok, la prima parte ce l'ho fatta. No! Madonna. Là, non ho il cappello perché devo sbloccarlo. Madonna, che pelo. Dai! No, 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 no! Madonna, che culo! Oddio, che culo! Ecco, prima o poi devo cadere. Ok,
No, 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 vai di là, vai di là, vai di là, vai di là, no! Dai, ce la posso fare, con calma. Calma, ce la faccio. Problema è dopo. Problema è qua. Dai, sali. Madonna. No. Mamma mia. Allora, è appena calpestato uno. È appena calpestato il bottone del cappello dell'invisibilità. Il cappello dell'invisibilità fa in modo che Mario scompaia. Ora il cappello dell'invisibilità uscirà fuori da tutti i blocchi blu che trovi. Puoi salvare, sì. Infatti qua adesso è diventato solido. Posso andare attraverso queste pareti qua. Quindi ora posso tornare al mondo là dei fantasmi e prendere l'ultima stella. Allora, lezione di nuoto. Premi A per fare breast e petto stroke, non lo so. Corsa, colpo, battuta. Colpo di... Ah, il nuoto a rana sarebbe ok. Fare un colpo di rana. Se il tempismo è quello giusto che fai, cioè taps è tipo toccare. Quindi se il tempismo che fai è giusto, tu nuoterai velocemente. Premi A e mantieni premuto A per fare una serie di flutter kick, per fare un lento e preciso. Flutter kick sarà quella cosa che muovi con i piedi. Volazzare, fluttuare, sventolare. Ah, è proprio un modo di dire. Flutter kick. È proprio un modo di dire di quando nuoti che muovi in su e in giù le gambe. Poi premi su nel control stick per scendere, per tuffarti. E premi indietro per
per portare la testa verso la superficie. Stick to head, vediamo se è giusto. Attaccare la testa. Bastone, bastoncino, bacchetta, barra, stecco, attaccare, infilare, conficcarsi. Per saltare fuori dall'acqua, tieni premuto giù nel control stick e premi A. Felice come una... Eh sì, felice. Facile come una torta, vero? Ma ricorda, Mario non può respirare sott'acqua. Ritorna in superficie per l'aria quando l'indicatore della vita va verso... cioè si esaurisce. Un'ultima cosa, non puoi aprire le porte che sono sott'acqua. Ok, torno là al mondo dei fantasmi. Guarda che tra poco... No, dove sto andando? È qua dietro. Maledetto. No, cos'era l'indizio? Aspetta, esci, esci. E dagli ancora, sbaglio. Occhio per occhio, no, occhio per occhio, è una stanza segreta. Ah, praticamente qua, si può fare solo se si sblocca il cappello quello lì dell'invisibilità. Perché bisogna attraversare un muro. Allora, ci sono due muri in questo mondo. Uno è questo qua, che c'è vicino al cappello, che mi porta dove ci sono appunto i fantasmi qua. Invece il secondo si trova in alto, che è dove si trova la stella. Solo che è un po' più difficile perché devo prendere quel cappello lì che si vedeva a schermo, che è qua, e non ho tanto tempo per salire sopra sul balcone che c'è il muro. Qua è un po' buggato sto muro. Prima ho fatto il primo colpo. Ah, ok, ecco, adesso devo muovermi, che è lì dietro. Che sfiga, niente, devo rifarlo. Yeah.
Ok, sono entrato dentro. Inizio cosa dicevo, occhio per occhio. Praticamente devo far fuori sto mega occhio gigante, dovrebbe uscire la stella. Sopra non c'è niente. Te muori. No, non c'è una mazza. E questa è l'ultima. Ora mi mancano solo le 100 monete. Forse qua perché ci sono più B. Ora qua mi sa che è un casino trovare le monete perché non sono tante. Dai, piano di merda. No, l'ho mancato. Ah no, è lì, è lì. Dai, guardami. Bravo. Madonna, che infarto. Forse ci si arriva lo stesso. No, qua non mi sembra che c'è uno. Quasi c'è la moneta. Al libro, il libro ne è da 5. Esci fuori. Me lo sono sognato allora. Ehi, ehi, sei calmo. Yeah.
Boh, così anche sto mondo è a posto. Perché non posso uscire? C'è un nemico. Pensa a te, perché c'era un nemico? Quindi, fatto, cappello di metallo. Ok, vado a sbloccarlo. Ah, il cappello di metallo è nel mondo della caverna. Ah, prima prendo sto coniglio qua così mi dà una stella. Se riesco perché è infame. Dai, che culo, così presto. Lasciami andare, bruto. Sono in ritardo. Devo creare velocità. Cosa vuol dire haste? Sembra che velocità. Fretta. I must make haste. Devo essere più veloce, penso. E questa cosa luccicante è mia. È mia. Finders. Trovatori. Cercatori, keepers, mantenere. Quindi cercatori, guardiani perdenti. Tardi, ouch. Prendilo allora. Un regalo da Bowser. Doveva essere un regalo per Bowser. Ora lasciami andare. Ho un appuntamento e non posso essere in ritardo per il tè. Mia. Un'altra stella. Mario prende più coraggio dalla potenza del castello. Allora, cappello di metallo in sto mondo qua. Solo che prima voglio parlare a sto Todd che è qua, che dovrebbe darmi una stella. Hold on to you. Trattieni nel tuo cappello. Trattieni nel tuo cappello. Se la perdi. Ah no, mantieni il tuo cappello. Se lo perdi, verrai ferito facilmente. Verrai infortunato, ferito. Se tu perdi il tuo cappello, lo dovrai ritrovare nel livello dove l'hai perso. Oh ragazzo, non è. Non va bene per Peach. Lei sarà intrappolata da qualche parte dentro le mura. Per favore, Mario, devi aiutarla. Lo sai che ci sono dei nemici nei mondi all'interno delle mura? Sì, è vero. Le truppe di Bowser? Anche le truppe di Bowser ci sono. Ecco a te, tieni questa. L'ho mantenuta per te. E mi dà la stella. No, un'altra power star. Mario prende più coraggio, bla bla bla. Ok, ora qua. Vabbè, intanto prendo le stelle. E poi c'è una parte dove posso poi sbloccare il cappello di metallo, che è questo qua. Non ho letto l'indizio. Allora, la bestia che nuota nella caverna. Quindi, mi sembra che devo andare. Vediamo un po' cosa dice qua. Allora, tutte le strade. Fraut, che cosa vuol dire? Gravido pieno. Ok, sono piene. Tutte le strade sono piene di pericoli. Di pericolo. Occhio ai tuoi piedi. Coloro che non sanno fare un lungo salto. Vabbè. Crea la tua strada.
nel migliore dei modi, capito? Allora, se vai a destra c'è l'ascensore che funziona e il Cloud Maze, il labirinto nuvoloso, mentre a sinistra c'è il buco nero e il lago nel sottosuolo. Invece il cerchio rosso, c'è un secondo c'è un secondo ascensore e c'è il lago sotterraneo. Invece la freccia indica che tu sei lì. Ok, quindi è là. Quindi a me interessa andare nel lago, che il lago era dove c'era il cerchio rosso, quindi a sinistra. Sì, devo andare a sinistra. Quindi a sinistra, sempre dritto. Tieni premuto Z per rimanere accovacciato e scivolare in basso. Slope, cosa vuol dire? Scivola su, slide down a slope. Scorrere verso il basso. Scorrere verso il basso un pendio. Premi Z mentre sei in aria per fare uno schiantaterra. Se tu ti fermi, ti accovacci e premi salto, fai un salto mortale all'indietro, hai capito? C'è ancora di più. Accovacciati, poi salta. E salta per fare un salto lungo. Oppure accovacciati per camminare e dimenticati. Sì, perché fa sta roba stupida. Cioè stupida, va a gattoni così. Comunque qua devo fare il salto lungo per forza, sennò muoio. Sembra che si muora. Ah no, c'è un buco, però c'è anche qualche scalino. Allora, quindi io devo andare dritto per andare nel lago. Che pelo. Dai, dai, che culo. Perché ho ripreso vita? Non l'ho capita, vabbè. Sì, sono là, devo prendere l'ascensore. Ah, se vai giù c'è il lago sotterraneo. Se vai a sinistra c'è il buco nero, se vai a destra c'è il labirinto, e sì, cosa vuol dire? Labirinto nebbioso, l'ho visto prima. Ora se scendo qua c'è tutto il lago e c'è anche il mostro quello lì che nuota, e la stella dovrebbe essere quella lì nell'isola, che per prenderla, ma prima fammi vedere se ci sono cartelli, voglio vedere per curiosità se c'è qualche indizio. Allora, lago sotterraneo, si va a destra, si va alla caverna di metallo, che è dove si sblocca appunto il cappello di metallo. Se si va a sinistra, si va nella miniera abbandonata che è chiusa. Un gentile drago marino vive qui. Calpesta la sua schiena per fare scendere la sua testa. Non diventare il suo pranzo. Ok, questo era l'indizio per poter appunto prendere quella stella lì. Quindi devo salire lì dietro, perché praticamente per salire sopra devo per forza salire in testa.
Solo che è impossibile così. Invece se faccio così si abbassa. E mi metto sul testone. E aspetto finché non si avvicina. L'ho azzeccata. Elevate for 8 red coins. Elevati. Mi sembra troppo ovvio. Si elevare, innalzare per le 8 monete rosse. Quindi adesso devo andare a destra. Se non mi ricordo male. Sì, che ci sono gli ascensori. Quelli elevate dovrebbe essere l'indizio. Dove appunto ci sono le monete. Ci sono delle monete, perché mi sa che sono anche da tutt'altra parte. Allora. Ascensore funzionante per quelli che vogliono uscire da qui. Afferra il palo alla tua sinistra e scivola con attenzione verso il basso. Ok, però se salgo forse c'è qualcosa. Non c'è niente qua, no. Sempre la mappa. Zona dell'ascensore. Sulla destra c'è il labirinto nebbioso. L'entrata del labirinto nebbioso. Invece sulla sinistra c'è il buco nero con il primo ascensore. La freccia sei tu. Dove sei tu? Ok. Vediamo qua che dice. Allora, ascensore funzionante. Pericolo. Leggi le istruzioni profondamente. Trowgli. A fondo completamente, ok. Quindi leggi le istruzioni a fondo. L'ascensore continua nella direzione della freccia attivata. Ok. Questo era un casino. E forse non posso fare questo. No, vedi qua. No, non posso passare di qua. No. Che era un macello, vero? Ha delle monete. Forse sono. No! Sono dentro lì. Ah! Dai! Non torno indietro. Che pelo. C'è qualcosa, là c'è. No, devo rifare da capo, vero che sparisce. Devo andare su quel palo là. Però forse posso raggiungerlo così facile.
qua. Qua c'è la moneta, si ricorda. Vabbè, l'ho spaccata lo stesso. Ah, testa di metallo. Mario può muoversi. Ah, qua forse si trova appunto nel livello del cappello di metallo, però non ne sono sicuro. Vabbè, andiamo lo stesso. Oppure mi serve il cappello di metallo per poter andare là. Sì, più probabile. Quindi devo sbloccare prima il cappello. Poi devo tornare a rifarlo. Sì, devo andare in quella porta là con il drago. Rimane qua. Va di là. Dai su, vai là in fondo. No, non voglio stare qua. Ci provo lo stesso, vediamo se ce la faccio. No. Di qui. Entrando qua si va al livello del cappello di metallo. Che figa sta canzone. Ah, benvenuto nel livello del bottone del cappello di metallo. Quando calpesti il bottone del cappello, tutti i blocchi verdi diventeranno solidi. Quando trasformerai il tuo corpo in metallo con il cappello di metallo, potrai camminare sott'acqua. Prova. E sei anche vicino. Fermazione. Cosa dice?
Taverna Metallo, a destra, alle cascate, a sinistra, al bottone del cappello metallo, di metallo. Allora, aspetta che... Però mi finisce le cose. Lo schifo è che se sbaglio, vado verso le... C'è la corrente che mi porta sulle cascate, torno fuori dal castello, poi devo rifare tutto per tornare qua. Merda quella. Quindi mi conviene prima sbloccare il cappello con calma. Poi prendere tutte le monete rosse. Per tornare qua. Appena calpestato il bottone cappello metallo, il cappello di metallo rende Mario invincibile. Ora i cappelli di metallo salteranno fuori in tutti i blocchi verdi che trovi. Ora qua dov'è? Appunto, essendo di metallo sono pesante, quindi posso camminare sott'acqua. Quindi ora posso fare due cose. Posso prendere la stella nel mondo dell'acqua e la stella nel mondo qua della caverna. Quindi prendiamo prima questa nella caverna. No, cacchio, ho sbagliato. Forse mi salvo. Non mi salvo. Mamma mia! Sì, sono proprio invincibile, non mi fa niente la palla. Infatti adesso qua c'è il cappello. Posso andare a prendere la stella. Solo che devo essere veloce perché devo fare tutta sta strada qua. Sto pure morendo. Che devo schiacciare là il pulsante, dai. No, ho sbagliato. Mamma mia! Let's go! Yeah.
Ok, ora vediamo un po' cosa c'è. Navigating the toxic maze. Attraversare e navigare. Percorre, quindi attraversare il labirinto tossico, ok. Quindi devo andare dove c'erano le monete rosse prima. E andare in una delle due strade che mi diceva il cartello. Devo andare a destra. Ah, nascosto all'interno del blocco verde c'è il fantastico Metal Cap, il cappello di metallo. Indossalo e non sarai preso dal fuoco oppure ferito dagli attacchi nemici. Non hai nemmeno bisogno di respirare mentre lo indossi. L'unico problema è che non puoi nuotarci, non puoi nuotare, non puoi nuotarci. Può nuotarci. Boh. Swimming. Avrà un altro significato. Nuotare, attraversare, vacillare, scivolare. Essere coperto, immerso. Sì, non può nuotare in quel senso l'isola. Poi. Pericolo più avanti. Stai attento a quella strana nuvola. Non inalarla. Se ti senti faint, penso male. Se ti senti debole, se ti senti svenire, corri più in alto, higher ground. Corri più in alto, perde l'aria fresca. Il cerchio o lo shelter? Che cacchio è lo shelter? Ah, il rifugio, ok. Riparo, ricovero, ok. Entra la freccia e l'entrata all'uscita. Ok, quindi se guardo lì. Quindi tutti quei cerchi sono dove posso respirare. Ok. Ho il cappello sbloccato e non ho il problema. Ah no, sono invincibile. Sì. Io prendo questo. Così posso. Ah sì. E dopo il problema. La stella dovrebbe essere qua. Sai che ho sbagliato. Ah no, guardalo lì. Allora, se salti, tieni premuto il bottone A, puoi trattenere. No, puoi can hang on. Hang on. Prendere. Puoi tenerti stretto, si puoi prendere alcuni oggetti sopra la tua, oltre la tua testa. Generale, sopraelevato, globale. In generale. Puoi prendere alcuni oggetti generalmente. È come prendere
un uccello volante. Aspetta. Prima vado là a vedere cosa c'è. Sarà una vita inutile, sicuro. Sbagliato stella. Amazing, gioco di parole. Emergency exit. Sbagliato stella. Quindi ce n'erano due lì. Una è quella lì, che era l'uscita di emergenza. Mentre questa è ancora là. Non so dove cacchio è. Sarà dentro il labirinto. No, questa è un'uscita, mi sa. Forse c'è la stella qua sopra. No, no, è un'uscita. Che rischio. Moneta. Eccola, dovrebbe essere questa. Speriamo sia questa. Esatto, questo qua. Attenzione per le rocce rotolanti. Allora, sta stella qua è qua sulla sinistra. Ed è nascosta in alto qua a destra. E per andarci devo saltare tra un muro e l'altro qua. Eccola lì. Là cosa c'è? Ah niente, solo una piattaforma. E dovrei aver finito tutte le stelle.
Manca solo le monete. Sì. Mi conviene. Ah sì, boh. Questo cartello mica l'avevo visto. Cosa dice? Above. Mi confondo sempre. È sotto, sopra. Sopra. Ah, sopra. Ascensore automatico. L'ascensore inizia automaticamente e segue un percorso prefissato. Scomparirà automaticamente. No, scompare automaticamente anche. Ok, era quella al quadrato che avevo preso prima. Che okay, posso raggiungere anche così. Così molto più veloce. Sì, volendo sì, senza prendere l'ascensore lento. Comunque andiamo prima di qua. Qua c'erano tante monete. Erano nei buchi. Probabile. Ah, erano qua, mi sa. Erano qua. Forse se esco rientro io qua. Here we go!
Il buco nero a destra, il ascensore funzionante e il labirinto nebbioso a sinistra, il lago sotterraneo. Devo andare di qua, ma ce ne sono un po'. Qua c'è il ragno, e da tre monete. Porca miseria. Questo scherzo, no, salta, dai, che ce la fai, no, e dai, no, oh. No, devo andare di là. Scade il mio tempo, finiscono i giga, ce la farò in 10 minuti. Thank you.
difficile. Era uno spazio. No. Mannaggia. Maledetto. Come fai quello? Proviamo a prendere le altre russe, non se mi basta. Ho paura di no. Oddio. Serio, infatti non mi basta. Porca vacca. Me ne mancano 7, dove cacchio le trovo?
perché non ho trovato quelle blu. Sopra non c'era, oh merda. No! Cacchio! Oh. Vabbè dai, la faccio veloce. Mamma mia! C'erano un sacco. Yeah.
Merda, merda, no, devo fare la cagata di prima. Devo sempre rischiare così. No. Ancora due. Con calma, non devo fare pirla. Boom. Ho finito anche questo mondo. E vado perché mi sa che mi sono scaduti i giga. Boom. Alla prossima.